Amici telespettatori, eccoci con un'altra puntata di Polifemo. Beh, una puntata davvero diversa dalle altre. Sapete, Polifemo è una trasmissione di denuncia, di analisi e di indagine giornalistica. Polifemo denuncia, Polifemo critica, però Polifemo intende anche promuovere il territorio, perché solo promuovendo il territorio possiamo far crescere lo stesso. Motivo per il quale ci troviamo quest'oggi nello scenario mozzafiato di Mottola, della zona rupestre di Mottola. Vedremo tanti aspetti, analizzeremo tanti aspetti turistici che Mottola ci offre, proprio con l'intenzione di fare marketing territoriale. È bene che tante realtà che hanno un particolare significato e valore storico abbiano la giusta rilevanza. Ma fatto questo preambolo, fatta questa premessa, andiamo subito, come dire, in medias res. Ho al mio fianco la dottoressa Carmela Dauria, archeologa e la responsabile dello IAT di Mottola, dell'ufficio appunto di informazione e di accoglienza turistica. Allora, le diamo il nostro saluto, il saluto dei nostri telespettatori, e presentiamo un po' il percorso di oggi. Siamo nei pressi, anzi dinanzi alla chiesa rupestre di San Nicola a Mottola. Eccoci. Descrive un po' la zona in cui ci troviamo e poi le peculiarità della chiesa, che come attraverso appunto le immagini cercheremo di analizzare da un punto di vista storico, da un punto di vista artistico, da un punto di vista turistico. Siamo innanzitutto visiteremo per primo la chiesa forse più conosciuta e più bella del nostro territorio, le cosiddette, siamo nel territorio delle cosiddette grotte di Dio, così come ci ha definito un giornalista passando da queste zone. È la zona dell'habitat rupestre, caratterizzata da villaggi e chiese che sono diventate importanti, soprattutto hanno avuto un boom durante l'età medievale. In particolare, qui siamo davanti alla chiesa di San Nicola, che è stata scavata sul margine e in un punto leggermente più alto rispetto a questa piccola lama che abbiamo alle nostre spalle, in cui in età medievale sorgeva un piccolo villaggio rupestre. La chiesa è stata scavata qui sul punto più alto proprio perché per essere visibile, ben visibile e punto di riferimento dell'intero villaggio. La chiesa a che anno orientativamente risale? La Terra delle Gravine è caratterizzata da innumerevoli villaggi rupestri e chiese rupestri che risalgono in alcuni casi alla piena età bizantina, ma per lo più lo sviluppo si ha durante la fine dell'anno 1000 e quindi durante l'epoca normanna. I normanni, molto legati alla Chiesa Cattolica di Roma, tra l'altro, nel voler rilatinizzare questi territori a forte influenza orientale, puntano e favoriscono la nascita di tutta una serie di monasteri benedettini. Nel territorio di Mottola ce n'erano tre, uno più qui vicino era il monastero di Sant'Angelo, uno dei più famosi, proprio con il compito di riportare all'entourage latino occidentale questi territori. Se non che le chiese, comunque l'influenza culturale e architettonica dell'età bizantina rimane fortemente presente in questo territorio, e le chiese che visiteremo hanno proprio un'impronta di carattere bizantino, sia, ripeto, dal punto di vista architettonico che anche dal punto di vista pittorico. Bene, dottoressa Dauria, siamo all'interno della chiesa rupestre di San Nicola, abbiamo tanti affreschi,
tre altari ci descriva proprio le caratteristiche di questa chiesa. Sì, innanzitutto la chiesetta ha una pianta molto regolare, ha la navata centrale il doppio di quelle laterali e ha la parte più sacra della chiesa, il transetto, diviso da due scalini e da questo piccolo muretto ricavato nella roccia proprio di origine bizantina, si chiama iconostasi. L'iconostasi probabilmente di pietra era anche arricchita da un cancello in legno su cui, proprio secondo la tradizione strettamente bizantina, venivano appese le icone, lignee dei santi, e da qui la definizione del muretto di iconostasi. Vediamo alle spalle dell'altare centrale l'immagine del Cristo e poi lateralmente San Nicola. Partiamo dal Cristo proprio. Ecco, la parte più la prima parte che veniva dipinta e affrescata nelle chiese era proprio quella che si trovava di rimpetto. Entra in corrispondenza, esatto, proprio. Quindi la parte più antica che vediamo è sicuramente questa, con al centro la rappresentazione, questa è una diesis, al centro la rappresentazione del Cristo giudice, la Madonna e San Giovanni Battista al lato. È uno dei, sicuramente l'autore è orientale, è bizantino, vediamo, è di fattura bizantina ed è una delle rappresentazioni, uno dei dipinti più belli e tecnicamente meglio realizzati dell'arte bizantina, di tipo bizantino in grotta dell'età medievale, che ritroviamo nella terra delle gravine. Ci accorgiamo anche sono anche le scritte sono in bizantino, un bizantino medievale, abbreviate da queste piccole virgole che ritroviamo sulle lettere, e al centro c'è semplicemente scritto Jesus Christos, abbreviato, o sopra l'immagine della Madonna e Mater Teu. E vediamo questa immagine tipicamente, ecco, ieratica, il volto molto severo, molto semplificato, proprio secondo quelle che erano le caratteristiche delle opere bizantine. L'importante non erano le dimensioni o le proporzioni, quanto il gesto. Infatti il Cristo compie il gesto della ad locutio latina, tratto dall'arte tardo-romana, e ha in mano il Vangelo. Ma è questo volto severo che colpisce proprio i fedeli che entravano in questa chiesa, avevano questo primo impatto e questa prima immagine di severità del Cristo. Era con gli occhi quasi attraggono, ecco, sono occhi molto molto significativi, grandi, dovevano attirare quasi, come dire, era un rimprovero o un senso proprio di rispetto, no? E dall'altare centrale ci spostiamo a due effigi che si trovano appunto nel sott'arco. Sì, la chiesa è dedicata a San Nicola, il santo lo ritroviamo rappresentato in due punti della chiesa. Questo è l'affresco più antico e lo ritroviamo tra l'altro in due versioni. Ecco, l'affresco più antico di fine anno 1000. Sono sovrapposti quasi. Sì, si chiama proprio strato palinsesto, sovrapposizione di due affreschi. Quello più antico e quello più recente, non è quasi puoi vedere l'immagine del santo più antico, che è quella più moderna, modernizzata, perché tra i due affreschi c'è un salto di almeno un paio di secoli. Il santo a cui è dedicata la chiesa lo ritroviamo rappresentato in questo sott'arco, e lo ritroviamo rappresentato. Ora ci spostiamo all'altro sott'arco, ritroviamo lo stesso santo sul lato opposto. Sì, l'effigie del santo è una raffigurazione all'incirca di fine 1200, questa di San Nicola. L'importante del santo è vestito da vescovo, ma è questa scritta che attira di più l'attenzione. Allora, queste chiese non sono realizzate, non sorgono, diciamo, spontaneamente, sono state realizzate su commissione. Gli affreschi
affreschi sono stati tutti realizzati su commissione, c'era sempre qualcuno che pagava un artista per poter realizzare il santo a cui era più devoto. E in alcuni casi, come in questo, le scritte ci ricordano... Leggo un memento. Esatto, il committente in questo caso, questa è una scritta in latino, è il sacerdote Sacer Sarulo, che qui nel territorio di Mottola fa affrescare il San Nicola in questa chiesa e altri santi in un altro posto, in altra chiesa. Vediamo ancora, per comodità di movimento, per così dire, abbiamo altre due effigi prima a fianco appunto al Cristo centrale di cui abbiamo parlato. Sì, abbiamo ai lati le due raffigurazioni degli arcangeli, mentre gli affreschi che sono sui due altari laterali rappresentano in un caso Santo Stefano. Santo Stefano è stato il primo martire della Chiesa cristiana, quindi gli è stato dato una posizione privilegiata rispetto ad altri santi. Santo Stefano è il Cristo in trono. Sull'altro invece, sull'altro altare, c'è una raffigurazione molto rara di San Giovanni Evangelista. Lo vediamo sdraiato all'interno della sua tomba. Ormai in età molto avanzata aspetta la chiamata di Dio dall'alto, che in questo caso viene rappresentato dalla mano che vediamo dall'alto uscire dall'angolo più alto. Ma questo tra l'altro è un angolino della chiesa anche abbastanza particolare. In alto infatti vediamo questi cerchi inscritti che possono avere, ecco, un doppio significato, se vogliamo. Da un lato simbolico, il cerchio rappresentava la perfezione divina, quindi spesso, soprattutto nell'arte bizantina, che è molto simbolica, veniva rappresentato come tale. Ma qui, dal punto di vista architettonico, possiamo ritrovare, ecco, una sorta di piccola cupola semplificata, che nelle chiese, queste chiese rupestri avevano come punto di riferimento le grandi chiese costruite in muratura, ma avendo la difficoltà poi di lavorare la pietra, gli elementi architettonici venivano semplificati. Dottoressa, ci spostiamo ora, ovviamente le cose da dire sarebbero tantissime, purtroppo dobbiamo fare anche i conti con i tempi televisivi, ma commentiamo ora invece, abbiamo una serie di effigi, una serie di affreschi, mi pare che siano quattro da un lato e quattro dall'altro, dal lato opposto, ecco, cosa rappresentano? In queste chiese ritroviamo rappresentato proprio quello che era lo spirito e la cultura della Puglia in età medievale, che lo è anche adesso. La Puglia è sempre stata ponte tra Oriente e Occidente e queste chiese ce lo dimostrano e ce lo rappresentano pittoricamente e graficamente. Ritroviamo santi e culti sia della tradizione orientale che della tradizione occidentale, quindi possiamo vedere rappresentato varie Madonne col bambino, con caratteristiche tipiche delle Madonne di tradizione orientale bizantineggiante. Accanto ai culti delle Madonne, altri come possono essere il San Basilio, lo stesso San Nicola, sono dei culti che sono stati importati qui dall'Oriente, che la Puglia o l'Italia meridionale ha fatto propri. Ci sono altri santi come possono essere il San Pietro, che invece sono più tipicamente nostri occidentali. Su questa parete, ecco, una particolarità proprio legata a questo, a quello che vi ho detto della Puglia come ponte tra Oriente e Occidente, alle due estremità vediamo raffigurate due immagini di San Giorgio, e lo vediamo raffigurato qui in questa immagine come soldato a cavallo. San Giorgio era sempre rappresentato a cavallo, qui è rappresentato come soldato normanno. San Giorgio era uno dei santi più cari ai crociati, infatti vediamo proprio la bandiera crociata. Invece dall'altro lato il San Giorgio è rappresentato come soldato bizantino ed è la raffigurazione più classica del santo mentre uccide il drago, secondo la leggenda più conosciuta che oggi noi lo vediamo rappresentato con questi abiti molto
ricchi, secondo la tradizione bizantina. Ecco, ci spostiamo magari dall'altro versante e notiamo, vediamo altri effigi, quindi abbiamo visto San Giorgio rappresentato da questo lato, ora vediamo. Io in particolare volevo far notare queste due sante nel sott'arco. L'altro sott'arco. Sì. Queste due sante sono Santa Lucia e Santa Pelagia. Le sante sono molto, hanno lo stesso volto, sono molto simili tra di loro, rappresentate con questi abiti sempre molto, molto ricchi, ma hanno i tratti praticamente identici. Probabilmente sono state realizzate dallo stesso artista. Vedete poi, alla differenza dei santi, le sante hanno in mano la croce, che è il simbolo del martirio, e il palmo della mano in fuori, testimonianza della parola di Dio durante il martirio. Ecco, commentiamo ora questi affreschi. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, forse di più anche. Sì, come dicevo, le Madonne col bambino, questa è la viene definita la Madonna del Buon Cammino, il bambino seduto, Gesù bambino seduto in braccio e il palmo della mano a indicare la via ai pellegrini, ed è una delle immagini più diffuse, più conosciute dell'arte bizantina. Le immagini del San Pietro, che come vi dicevo è una delle, San Pietro è uno dei culti ancora oggi più conosciuti, e il San Pietro, ecco, un'altra delle caratteristiche tipiche di questi santi rappresentati durante l'età medievale sono i simboli, quindi il San Pietro lo riconosciamo dalle chiavi, o il fatto che i santi abbiano i piedi scalzi ci induce a pensare che è rappresentato un apostolo, perché solo gli apostoli potevano essere rappresentati in questo modo. Un'altra caratteristica, questi graffiti che ritroviamo sugli affreschi, lo ritroviamo qui su questo San Pietro e poi anche lì sull'altro San Pietro. Ecco, ci spostiamo un attimino, troviamo l'altro San Pietro, eccolo. Ecco, altri. Non sono graffiti datati al 1200-1300. Cosa vogliono rappresentare? Non altro se non delle realizzazioni stilizzate da parte dei pellegrini. Queste erano chiese di pellegrinaggio e siamo su una delle direttrici, anzi più importanti, che portava da Taranto fino a Matera. Spesso i pellegrini non sapevano scrivere, volevano comunque lasciare un segno. Comunicare. Esatto. Il loro passaggio dalla chiesa. E quindi ecco qui, oppure potevano anche essere interpretati come ex voto, il cavaliere a cavallo, magari su intercessione di San Pietro, lo stesso significato che gli ex voto hanno oggi nei nostri santuari. Per quanto riguarda questa chiesa rupestre, siamo più o meno in conclusione. Se vuole aggiungere qualcosa, darci un qualche altro aspetto. La chiesa è stata riconsacrata da parte degli ortodossi qualche anno fa, e quindi ancora tutti gli anni, soprattutto a dicembre e a maggio, i mesi in cui si celebra San Nicola, c'è un flusso di pellegrini dalla Russia prevalentemente che vengono qui a dire messa. Ecco, uno dei nostri obiettivi nella valorizzazione di queste chiese è renderle vive, e uno degli aspetti è proprio quello di far ricelebrare messa soprattutto da questi pellegrini che vengono appositamente qui per poter conoscere e per poter pregare in chiesa. Polifemo, come state vedendo, si occupa di cultura, di arte, di patrimonio storico ed archeologico. In questa puntata ci siamo dedicati a Mottola, ma varie altre realtà del territorio ionico avranno la stessa attenzione, perché davvero lo meritano, e penso che la mission di chi ama il territorio sia quello di mostrarne le bellezze, di fare marketing territoriale. Pubblicità.
ci stiamo spostando verso la chiesa di Santa Margherita, tra le rupi, per così dire, di Mottola, e guardate che splendido, magnifico paesaggio ci offre la natura, una vegetazione particolarmente folta e selvaggia. È stata davvero generosa con noi Madre Natura, forse non può dirsi il contrario, non abbiamo saputo valorizzarla, che peccato. E per arrivare alla chiesa di Santa Margherita, ci siamo imbattuti in una splendida, in uno splendido paesaggio, in una splendida realtà, quello appunto della Gravina Mottolese. Guardate com'è stata generosa Madre Natura, guardate questa vegetazione folta e selvaggia. Sono queste le nostre risorse. Ecco perché io dico: Taranto ha un futuro non targato Ilva, ma un futuro targato ambiente, targato agricoltura, targato dovremmo dire anche mare e quant'altro. In una sola parola, targato risorse del territorio. E sempre nell'ambito delle chiese rupestri in agro di Mottola, ci siamo spostati presso la chiesa di Santa Margherita. Dottoressa Dauria, ci illustri un po' le caratteristiche di questa chiesa. Io da profano, non essendo un tecnico della materia, la notiamo un po' una struttura un po' irregolare, un po' più bassa, più compatta rispetto alla precedente di San Nicolo. Questa è un po' l'impressione che a un profano, che in un profano si crea. Sì, perché questa chiesetta rispetto all'altra ha subito varie fasi di escavazione, che ha portato poi alla fase finale, questa che vediamo, una pianta molto irregolare, quasi a ventaglio, che non è altro se non il risultato di diversi momenti di scavazione o, se vogliamo, anche ristrutturazione della chiesetta. Ma è una chiesetta molto particolare, molto suggestiva, come potete vedere, conosciuta soprattutto per alcuni affreschi. Ecco, intanto a che epoca risale? La chiesetta probabilmente, un affresco che vediamo sul mio lato sinistro, probabilmente è una delle più antiche, ottavo, nono, secondo alcuni studiosi. La fase però la fase che oggi vediamo è una fase di ristrutturazione finale del XII e XIII secolo d.C. Passiamo un po' in rassegna, ovviamente compatibilmente con i tempi televisivi, un po' gli affreschi, cerchiamo così di fare una panoramica degli stessi. Illustro per primo questo, sì, che è l'elemento di aggancio all'altra chiesa, alla chiesa di San Nicola, ed è quello che poi ci testimonia quanto forte fosse il culto del santo in queste zone. Siamo di fronte a una rappresentazione rarissima di uno dei miracoli del santo, che vediamo rappresentato qui in piedi sulla destra. È il miracolo delle doti, delle tre doti. Ci sono queste tre fanciulle in alto, il padre voleva far prostituire perché non aveva la dote per farle sposare, e il santo, con in mano in questo caso un sacchetto, dona al padre il necessario per evitare la prostituzione delle figlie. È una leggenda questa di San Nicola, che poi è anche legata alla figura di San Nicola, quasi come un Babbo Natale dell'epoca. Nicolaus, no? Nicolaus, esatto. Ecco, prosegui. La leggenda che porta al... soprattutto nei paesi nordici. E che svilupperà poi nei secoli successivi questa... Ecco, passiamo in rassegna gli altri affreschi. È una chiesetta molto, molto ricca, lo vedete, tutte le pareti sono quasi perfettamente conservate, così come nell'altra ritroviamo
troviamo culti vari, abbiamo l'arcangelo Michele rappresentato in, qui sulla sinistra. L'arcangelo Michele ad esempio è un culto portato qui in Italia meridionale, in Puglia, dai Longobardi. Il primo santuario era sul Gargano e quindi è un culto di origine longobarda. A fianco all'arcangelo Michele la Madonna, questa meravigliosa Madonna con il bambino, il San Lorenzo, il San Pietro, ancora il San Giorgio di seguito. Altri santi, il San Giorgio. Qui notiamo rispetto all'altra chiesa mani di artisti più locali. San Giorgio lo riconosciamo perché è sempre a cavallo. Il cavallo è sempre con il drago. E poi abbiamo varie meravigliose immagini. Proprio sì. In questa struttura a mo' di cupola quasi, no? Vediamo cosa era questo, un altare? L'altare decorato con queste decorazioni a girali e a rombi di carattere geometrico. Abbiamo la diesis, sempre il giudizio universale, una fattura più popolare rispetto all'altra della chiesa di San Nicola, e qui predominano un po' le Madonne. Troviamo questa che le Madonne della tenerezza, o Madonne con questa è la Madonna che allatta il bambino. Ci sono ancora più diversificate le Madonne rispetto, certo, è proprio concentrata, tutti gli affreschi sono concentrati uno proprio di seguito all'altro. Ecco, mi sta facendo vedere, ecco. Questa è molto delicato. No, ecco, spostiamoci su questa Madonna. Questa Madonna molto, molto grande, anche qui possiamo notare questi graffiti che abbiamo visto nell'altra chiesa, a testimonianza della frequentazione molto intensa da parte dei pellegrini. Ma ecco, la chiesa dedicata a Santa Margherita ha questo enorme affresco, le varie sante rappresentate con questi abiti ricchissimi di tradizione bizantina, ma è molto conosciuto e molto importante questo, rappresenta una sorta di, sembra un fumetto, che rappresenta, ecco, il martirio della santa, fino ad arrivare ecco, la santa viene decapitata nell'ultima scena. Preferisce morire piuttosto che andare in sposa a un principe pagano. La chiesa poi ha anche altri santi, quest'altro santo a cavallo ad esempio è San Demetrio. Qui non, ancora cioè sono santi rappresentati in maniera molto schematica, lo ritroviamo il santo Demetrio che uccide in questo caso, ecco, un soldato barbaro, a testimonianza della superiorità della chiesa cattolica rispetto ai
allora quelli che ancora definivano barbari. Ma ecco, quest'angolo è anche molto particolare della chiesa. Questo è un santo monocromo, probabilmente era è un santo non terminato, o secondo altri, ecco, è una rappresentazione quasi modernissima di delineata con questo colore rosso del Cristo. Cioè mancano i colori in buona sostanza. Esatto, perché questi, ecco, i santi, gli affreschi, prima di essere, diciamo, colorati, erano delineati con questo leggero, con questi pennelli, ne definivano i contorni, e poi la seconda fase era quella della pitturazione dei colori. Quindi c'è chi, alcuni storici dell'arte dicono che è un santo, è un Cristo non terminato, è proprio una sinopia, come dal termine latino, che era la base del disegno, era proprio il disegno preparatorio prima di arrivare al termine dell'affresco. Completando il nostro giro, ecco, vediamo un'altra effigie in un altro angolo. Anche, sì, prego. Ecco, l'altro altare, rispetto a questa asimmetria della chiesa, questo probabilmente era l'altare più antico, e ecco, ritroviamo anche in questo caso uno strati palinsesti. Quando spesso le chiese hanno questi strati palinsesti, quando le chiese erano ormai complete, gli spazi erano ormai completi, si tendeva nell'arco di 2-3 secoli successivi a ridipingere, magari erano cambiati anche i culti, quindi si affrescavano anche nuovi culti. Caduto l'affresco soprastante, è venuto fuori questa decorazione geometrica a girali, che secondo alcuni storici è quella che indicava proprio la prima datazione della chiesa all'8-9 secolo dopo. E poi di fronte a noi queste immagini, questi santi con questo gesto benedicente, con il libro, sempre questa chiesa è ancora più ricca di graffiti rispetto all'altra. Guardate quanti ce ne sono, molti santi guerrieri, San Giorgio più che in altre chiese, San Giorgio e San Demetrio, tante Madonne. Ecco, la ricchezza della chiesa e lo stato di conservazione che sorprende più che in altri posti. Magari guardate questa Santa Margherita, chiudiamo con l'immagine forse più bella della chiesa, questa che viene rappresentata sulla parete di destra, con che precisione e raffinatezza, delicatezza l'artista l'ha voluta rappresentare. Nella semplificazione poi di tutte queste girali, di questi mantelli che all'epoca erano ricamati, e qui vengono decorati con gigli o con girali, semplicemente un abito bizantino meraviglioso. E questo tour in Agro di Mottola si conclude con il paesaggio mozzafiato della Gravina di Petruscio. Siamo infatti proprio sul ciglio della stessa. Dottoressa Dauria, devo dire che quasi quasi ci vengono le vertigini dinanzi a un patrimonio naturale, perché di patrimonio naturale si tratta, incantevole. Sì, la Gravina di Petruscio, la Gravina è il villaggio rupestre di Petruscio. La Gravina di Petruscio è una delle più importanti e delle più profonde del territorio di Mottola, e si caratterizza per la presenza di uno dei villaggi rupestri medievali più grandi che abbiamo in provincia di Taranto. Si contano oltre un centinaio di case grotta. All'interno poi è molto suggestiva e particolare anche la chiesa
chiesa definita cattedrale, è una chiesa priva di affreschi ma molto particolare dal punto di vista architettonico. Ma la Gravina di Petruscio ha, al contrario delle altre due chiese che abbiamo visto, ha delle tracce anche preistoriche, di abitato preistorico, sia in gravina che sullo spalto, dove abbiamo ritrovato una serie di tracce di capanne, probabilmente dell'età del bronzo. Ma è e alla fine resta uno degli habitat naturalistici più importanti che abbiamo in provincia di Taranto, caratterizzato, come lo vedete, prevalentemente da macchia mediterranea, da erbe aromatiche e da una natura, come vedete, incontaminata, che rende questo posto unico. E da questo paesaggio mozzafiato della Gravina di Petruscio ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro una lunga intervista al sindaco di Mottola, il dottor Luigi Pinto, perché vedete, parliamo di patrimonio naturale, patrimonio storico, ma faremo anche il punto con il sindaco proprio sulla vita amministrativa di Mottola, perché poi ovviamente un ruolo fondamentale nella gestione di Mottola città, del territorio e delle aree di pertinenza sono appunto in capo all'amministrazione comunale. Ma ora andiamo in pubblicità.